guarda, vi ho chiamato tutto per sfogarmi un attimo perché mi fanno Ai, guarda, se tu parti così io ti lascio 20 minuti di microfono aperto. 20 minuti, guarda, io spero che venga giù l'aereo che li possa toccare la Coppa dei Campioni. E io penso che la tua non sia, io penso che la per nulla ipocrisia. Vai avanti, amico, non non Vicari, amico. Aspetta, come ti chiami? Come fai a dire una roba del genere? Come ti chiami? No, Vicari, adesso smorzati. Come fai a dire? Ma come fai a dire? No, fa benissimo, io secco. Io voglio la morte di tutti i giudentini deformati. Vai avanti, amico, non dar retta, Vicari. Mi fanno schifo giocatori, tifosi, società, allenatori, tutti quelli che vestono quella maglia di è la vergogna del cazzo. Vai avanti, ma guarda, non ti sto perculando, sei la mia voce, vai, alza la voce. Mi fanno schifo, spero che vada giù l'aereo quando tornano. Grande, vai ancora, sei il mio mito, sei il mio idolo. Se vanno là, il Benzulero... Perché hai abbassato, Leo? Alza il ritorno. No, non ho abbassato, però io non posso partecipare a questa trasmissione. Togliti la cuffia. Scusatevi, non mi interessa. Fate bravo. Mi fanno sono la vergogna del calcio italiano. Rubano anche quando non conta niente. Guarda, non ho più voce perché quello che vi ho potuto dire oggi allo stadio, guarda, la metà va dall'inferno, guarda, quello che gli ho detto oggi. Ma non me ne frega un c***o che fanno schifo, guarda. Hai detto Davide? Sì, Davide. Grande Davide, ti ringrazio. Abbiamo perso il regista, abbiamo perso il regista, ma questa è Radio Verità. Tra l'altro, grande Davide, alla prossima, ciao. Tra l'altro, caro Leo, lo sai che quest'altro anno qui si passerà o al turpiloquio definitivo, quindi gli insulti, il peggio del peggio che si può fare, o la narrativa? Oggi potrebbe essere stata una prima puntata di turpiloquio a radio. No, non è turpiloquio, augurare la morte delle persone. Ma è metaforica.